Per il secondo anno consecutivo si potrà avere il vaccino anti-influenza in farmacia. I cittadini con più di 60 anni potranno ricevere gratuitamente il vaccino nelle farmacie aderenti oppure potranno scegliere di farlo dal medico di base o dal pediatra nel caso dei più piccoli. Questo grazie a un protocollo d'intesa tra governo e regioni. La farmacia quindi torna a porsi come dispensatore di servizi e in questo senso i farmacisti negli ultimi anni sono diventati dei professionisti vaccinatori anche per il Covid-19 grazie a corsi di teoria e pratica. Farmacisti visti come facilitatori per la popolazione. Ogni farmacia che aderisce ha a disposizione una quota di vaccini, gratis per gli over 60, ma le persone tra i 18 e i 59 anni potranno comunque acquistare il vaccino in farmacia, decidendo per la somministrazione in loco oppure dal medico di famiglia. È necessario procedere alla vaccinazione anti-influenzale e le farmacie sono, al pari delle altre strutture sanitarie, impegnate per procedere a questo tipo di vaccinazione. Importante perché, oltre ai casi anti-influenzali, nel prossimo inverno dobbiamo aggiungere le influenze dovute a motivi respiratori e influenze dovute al Covid-19. C'è però un problema legato ai farmaci. La crisi energetica colpisce anche in questo settore. E possiamo dire che il farmacista è molto attento nel rassicurare e nel reperire i farmaci necessari per la cura della popolazione interessata proprio a alcuni tipi di farmaci, soprattutto antinfiammatori e antidolorifici, carenza dovuta a un uso maggiore durante questa fase, della fase precedente, l'attuale fase della pandemia Covid-19 e all'emergenza e alla crisi internazionale che ha colpito anche tutta la filiera di produzione del farmaco fino alla distribuzione. Già dall'estate scorsa Assofarm, insieme agli altri operatori sanitari, insieme ai titolari di farmacia, si è preoccupata di poter lavorare ed agire per alleviare al massimo la popolazione da una carenza dei farmaci che non è di fatto supportabile.